che sta diventando sempre più grande. È nato un progetto bellissimo, la famiglia Angelini nel 93, Angelini Farmaceutica, Tarberina e Loro, per intendersi, hanno iniziato questo progetto nel 93, comprando tre bellissime aziende nel panorama vinicolo toscano, che sono Val di Suga, Montalcino, Tre Rose, Montepulciano e San Leonino in Chianti Classico a Castellina. Da lì poi è nato tutto un'aspettativa di crescita che sta culminando in acquisizioni ogni 2, 3, 4 anni all'incirca. È ripartita però un pochino tardi nel 2009 con Pugliatti, una bellissima azienda in realtà storica in Friuli Venezia Giulia, nel 2011 Bertani, Valpolicella, e l'anno scorso Fazzi Battaglia, una storica azienda nel Berbicchio, quindi Castelli Jesi. Stasera con Andrea, ora verso Brunello, era simpatico perché ovviamente noi abbiamo tutto in casa, quindi con la stessa realtà possiamo spaziare e far assaggiare Montalcino e Amarone. Questa cosa ovviamente è nata un po' per gioco, ma abbiamo deciso di portarla avanti. Presentiamo, come ha detto già Andrea, un Amarone e un Brunello d'Annata, e due cose molto più importanti sono l'Amarone Classico e Vigna Spuntale, un club di vigna di Brunello. Però siamo partiti dal Friuli perché il Friuli Pugliatti ha da sempre fatto vini in acciaio e ha da sempre fatto anche rifermentazione in vetro. Lui voleva fare vivere il vino in bottiglia, come diceva, per cui insomma ecco l'azienda fa non solo vini bianchi in acciaio ma fa anche bollicine, tutti i metodi classici. Stasera abbiamo voluto presentare un Pinot Nero in rosa che fa quasi 30 mesi sui lieviti, quindi una cosa un po' particolare e niente, poi insomma dopo piano piano step by step, mi ha detto Andrea che presenteremo, vi parleremo coppia su coppia degli altri Amarone. Grazie per ora, Andrea, a voi. Grazie.